4 KO nelle ultime 5 sfide, preoccupante soprattutto l'ultimo in casa della Cenerentola Cavese, che a Lamberti aveva subito ben 12 sconfitte. C'è un problema oggettivo con le squadre di piccolo cabotaggio contro Vibonese, Cavese e Bisceglie all'andata. Il Teramo ha racimolato la miseria di 2 punti su 15 a disposizione. Il destino nelle mani dei biancorossi, noni in classifica, 5 lunghezze di vantaggio sull'undicesimo posto occupato dal Monopoli, che però dovrà giocare a Foggia in recupero in programma mercoledì prossimo 21 aprile. Playoff insomma da blindare, mai più prestazioni come quelle di Vibo Valencia e Cava dei Tirreni. La giustificazione: facciamo fatica contro squadre che si chiudono a riccio, non regge più. In questo caso servirebbero nuove soluzioni, soprattutto idee per rendersi pericolosi. Gli spazi bisogna andarseli a cercare. Ospite del Teramo il Bisceglie di Bucaro, penultimo con la Paganese. Per Paci una miriade di defezioni, oltre ai lungo degenti di Matteo e Minelli. Ai margini anche l'Asic, Diachité, Viero, Vitturini e lo squalificato Tentardini. Recuperato, Birdigea ripartirà dalla panchina. Difesa da inventare, soprattutto sugli esterni. 4-4-1-1, ecco il probabile 11. Lewandowski tre pali, Piacentini e Cappa sulle fasce laterali. Trasciani e Soprano nel cuore del reparto. A centrocampo larghi Ilari e Costa Ferreira, in mezzo il tandem Arrigoni-Santoro, tra le linee Bombaggi, a ridosso di Pinzauti. Paci. Se vogliamo centrare l'obiettivo dei playoff, è un'opportunità grande, più che la partita della vita. Ma da quel punto di vista, oppressione o meno, non sono spaventato, perché comunque la nostra squadra, secondo me, a parte alcune prestazioni, ha sempre cercato di dare il massimo. Abbiamo visto loro che tipo di partita potrebbero fare, e quindi abbiamo cercato delle soluzioni diverse, soprattutto per cercare di capire come affrontare una squadra se si dovessero chiudere totalmente in difesa. Bisceglie privo di Ibrahim Hassan e dello squalificato Romizzi. 4-4-2 sistema di gioco, il probabile 11. Spurio tra i pali, Priola, Lex, Altobello, Vona e Giron, ex Chieti e Avellino in difesa. Sartore, Maimone, Cittadino e Mansur a centrocampo. Davanti il tandem Rocco Makotà. Una squadra secondo me molto molto organizzata, con dei principi di gioco ben definiti. E poi sono bravi nella fase offensiva, perché hanno due esterni come Monsoro e Sartore, che sono due giocatori che secondo me stanno facendo molto bene. È una squadra motivata, perché loro lottano per la salvezza, e quindi io credo che saranno avvelenati dal punto di vista mentale. Quello che conterà è che chi gioca dovrà essere al 100% dal punto di vista competitivo, cioè avere quella capacità di competere al massimo delle proprie potenzialità. E questo campo, giocare in casa, aumenta la nostra capacità. La nostra storia dice che in alcune partite, in alcuni campi, non si è stati capaci di competere, e quindi il fatto di giocare in casa comunque per noi è un fattore importante.